Siamo in live. Un attimo. Sì, Marco, cosa stai facendo? Eccoci. Buonasera, Come ragazzi. stanno andando le live battutine? Decisamente bene, stanno andando Molto bene. bene, molto bene. Siamo molto soddisfatti. Siete. Credo che andremo avanti poi anche i prossimi mesi. Posso Stiamo. dirlo, la rassegna stonca è stata una svolta del nostro canale. È vero, molto molto divertente e molto apprezzata anche. Sì. Poi Ma non poi ci pesavo neanche attira più di anche tanto, in pubblico più. che Ma chi se lo comunque. aspettava, Marco? Ma hai detto falso? No, non è vero, No, però non è non se lo si vero. aspettava, non Te ce lo lo si aspettava. aspettavi? No, No, zero. dico. Chi se lo aspettava che c'era gente effettivamente con dell'intelletto che seguiva questo canale? No, ma perché effettivamente attiri tanto pubblico e che poi rimane, che ti segue perché sei tu e per la simpatia delle notizie, non solo per i videogiochi. Fossero state 3 ore solo di gaming, avevamo i fan di Viking, solo che lui è bravo a giocare, noi no. Ma scusami. Noi dobbiamo No, ma è un fare un complimento ai fan di annuncio. Viking che sono persone. Cioè, Viking è bravo e Dobbiamo sono fare però un persone annuncio, più brave. che altro un attimo, un'allerta, perché non mi è piaciuto come è andato avanti il gruppo di Telegram di oggi, perché c'è una leggera invasione dei sardi. Vorrei frenare i sardi. Chi è il capitano poi, Ricky? No, in realtà è partita da Pasqui, perché ha fatto un form Ma Pasqui di... tu sei sardo, no? No, però ha fatto un form... tipo i form di Ciao Google, Grezzo, roba ma siamo così. ancora per ieri, Grezzo. Tipo un censimento per son cazzo cosa. non so, per vedere, in realtà non credo per i sardi, solo che a quanto pare ci sono solo i merda di sardi sul Ma nostro io canale, aggiungerei merda. ragazzi. Nandreone, grazie mille per il Ciao raid. Nandreo. Nandreone, non Stavo so chi sia, leggendo, stavo purtroppo. leggendo. Credo sia un New Enders. Ciao bell'uomo, come stai? Un saluto agli Andrei e anche a tutti i sardi che vengono dalla sua chat. Ciao Ma nel caso belli, che ti diamo ciao. i soldi, ma siete troppi! Quanti sardi siete? Ma non è possibile! Oggi la chat c'erano solo sardi su Ma Telegram. Ma perché devi com'è avere. Ma che problemi possibile? devi. Ma lasciali No, stare, ma ma come puoi fare. non è che dico com'è possibile, però. Non la reputo una cosa possibile. Come quando 3 anni fa erano tutti veneti e 4 anni fa erano tutti milanesi. No, non è vero, Ma la non è mai stato in. Sardegna è fuori, però. Ma Italia, mi spiace, non Non siete è che così tanti parliamo italiani. un'altra lingua che non possono Come no? capire. Sì. No, sei il contrario, siamo noi che non capiamo la loro lingua. Thunder era sardo, forse? No. No, chi era sardo? È un Tiamat, sacco di forse. gente. C'era un nostro follower storico che è sardo, a parte i soliti che nominiamo sempre, ma purtroppo la mia memoria fa vomitare. Ma sì, ah, Thunder, sei sei sardo? sardo? Ah, sei tu che Vedi che sei era sardo. Thunder? Era Ah. Thunder, vedi che era Thunder. C'è bambino. Vedere, È aspetta. Thunder che si chiama Tommaso, no? Sì. E allora è lui, Thomas, intendo. Thunder Thomas. Giusto? È lui, me lo ricordo. Effettivamente anche dal suo I sardi cognome, sono sì. Io effettivamente il 70% della nostra community. Leggo io e qui ci scopro divento gli di Altair. Rozzano! Però la mia ci stava, eh. Anche la mia? Qui si scoprono gli Altair. Quella solo per te. Io divento Qui di si scoprono. Rozzano, dipende, anche essendo una cosa geografica. Ma sì, ma Thunder, mi ricordo anche la tua faccia Sardo, sono io. Edoglia, devi rompere i coglioni sempre. Marca, hai visto Little Basket? Ho visto che è uscita purtroppo ai supplementari. Mannaggia. Però Più che c'era altro ha perso. adesso Cioè, che ha perso l'Italia contro la Francia. Tennis. C'era. Chi è? L'Italia Tennis. L'Italia No, sarà non lo una so se era persona. l'Italia, forse sì. Mi ha fatto C'era ridere, il tra tennis, l'altro, però mia mamma stava guardando il tennis. Little Volley che ha messo la Coppa del Mondo in mezzo al letto come Chiellini e Bonucci per l'Europeo e ha fatto la stessa foto. Grazie Grazie Lori. Lori, grazie. Sardi sono dei Vector! siciliani che ci hanno creduto di più. Ma perché? È In che vero, senso? però. Perché si è Ma staccata dove? l'isola? Ma... E Perché in Sicilia è Sicilia è rimasta un troppo attaccata. pochino tutto lasciato andare. Vector! L'hai Ragazzi. guardato? Vector ha pianto oggi pomeriggio, purtroppo. Un pochino anche per colpa mia. Ma quello, Marco, chi se ne frega? Io intendevo per il duro. Per Giulia. Cyberpunk Marco, ma Vector. tu Non l'hai sei ancora duro? guardato? Memis, ti dico soltanto che la scrivania non ha le gambe, ce la sto tenendo io. Quindi, con tutti gli annunci di questi giorni. Non ho visto niente ancora né di JoJo né di Cyberpunk. Cyberpunk io non devo finirlo, l'ho guardato fino alla sesta puntata. Mi sta piacendo un sacco, mi sta piacendo. A parte per qualche canzone veramente di merda, che non so.
alla serie di Cyberpunk. Quella non mi attira, adesso non ne ho voglia, poi magari più avanti. Perché poi in realtà non è che ti deve piacere Cyberpunk, la guarderei apprezzandola per come è, solo che non c'ho voglia adesso. Ti dirò, forse no, Marco. Perché ma la trama è molto... avrà la sua trama... Però è molto legato al... all'universo Cyberpunk e usano tutti i termini di Cyberpunk. Quindi non so di uno che non ne sa niente... Forse lo trovo un pochino difficilotto da seguire, sai? Adesso vediamo. Magari guardo... Cos'è? Ma è una serie? È un film, sono 10 puntate, no, è una serie. Ah, è una serie. Allora magari provo a guardarla prima. Vediamo. Tanto non dovrebbe durare troppo. No, sono 20 minuti. Grazie, Miciotti! Però mi sta piacendo... Mi sta piacendo. Miciotti. Mi sta piacendo. Amici, tra poco Liezar spacca in faccia a sua madre, mi pare che era il gol, un no, set Lego. No, non è sì. Te lo dico quando la vedo, vabbè. Guarda, vi fa sapere anche se l'ho visto giochicchiato dal mio ex. Io invece ho una richiesta. Oggi sono stato, oggi alle Torri Bianche hanno aperto di nuovo la Mondadori, rifatta completamente, e l'hanno migliorata effettivamente in tutto. Cioè, la libreria, cioè la parte libri è spettacolare. Hanno fatto proprio, l'hanno divisa per bene, c'è molta più roba di prima. Hanno fatto la parte Stephen King, la parte Agatha Christie, tutto diviso, tutte le parti di Lovecraft, veramente figo. La parte manga, fumetti, sembra più grande perché hanno preso tutto lo spazio in fondo, dici cacchio, vedi tutti... In realtà hanno tolto delle cose, io che ero abitudinario me ne sono accorto. E non ho trovato, nonostante questa organizzazione, dei libri sul Giappone che siano anche illustrati. Stavo cercando dei libri sul Giappone che fossero anche illustrati. E se c'è qualcuno che ne conosce uno in particolare, me lo scrivete da qualche parte su Instagram, su Telegram, perché stavo cercando un libro, ma con le figure. Avete presente i libri classici? Quelli per i bambini? No, quelli per i bambini. Di Marco Toni. Con le figure? No, allora, quello di ce n'è uno che è quello di Tommaso, ma quello di Tommaso lo volevo leggere nel volo quando andiamo lì, quindi non penso lo leggerò adesso. Dove c'è storia del Giappone o... curiosità del Giappone, oppure descrizioni di alcune zone del Giappone, che si alternano tra figure, fotografie, soprattutto che mi piace molto vedere fotografie fatte per bene, e descrizioni belle lunghe, però proprio da libro, non da... cioè non voglio che siano 90% forse due scrittine. Le guide turistiche forse fanno... Ma le guide turistiche, allora, le ho sfogliate un po', ma sono veramente troppo per turisti. Io voglio sapere sì. qualcosa in più, voglio qualcuno che mi racconta... voglio che qualcuno me lo racconti. Quindi un libro che ci sia una descrizione, cioè che sia un libro affiancato a delle foto, a delle esperienze magari che ha vissuto lui, foto sue personali, eccetera. E perché li trovo estremamente interessanti. Qualche visto libro che... di fotografia. Ma quelli di fotografia di solito sono appunto perché sono per la fotografia, per chi ne capisce, no? Al 90%. Esatto, no, io voglio che sia comunque un libro molto descrittivo, ma con delle raffigurazioni magari su internet. Ma non... bello, è difficile certo. Perché non... Cioè, poi magari cioè, ho scritto qualche cosa su Amazon, ma non lo sai. Cioè, non... Se te lo consiglia qualcuno invece ti può dire, guarda, io l'ho letto, c'è tanto di questo, tanto di quello. Comunque Marco Thunder viene al concerto con te e Korn sabato. Ah, vedi. Come ottimo, toglia, si infila. Sì, con la faccia ottimo. Tonda, tra l'altro, con il faccione tondo. Tra l'altro, tutti voi che avete conosciuto i Vola siete un po' i miei figli dei Vola, quindi sono contento se venite. Ma tra l'altro il locale è anche abbastanza piccolo, quindi saremo tutti... L'ho visto che non è molto grande, comunque i Vola non è che li conoscono tanti in Italia. Anche per quello sarà figo, probabilmente. Provate qualche gioco della domani mattina Rainbow. Esatto. E poi io ho tenuto anche Speedrunner... Ancora non ho installato niente, però... E Ant. Però sì. Vediamo Ant... Ant lo possiamo togliere. Speedrunner sicuramente sì, dai. Speedrunner ci ha divertito un sacco. Mordai non lo Mordai, so, Mordai... preferisco Mordai, la gente era tutta che dormiva, diceva no, ci stiamo divertendo un sacco. No, Rainbow e Speedrunner sì, saranno quelli che ritorneranno. Anzi, fammi Marco, ho trovato questo, il libro dello... ma Storie di mostri giapponesi sì, lo conosco. Tra l'altro mi sa che ce l'ho già nella lista di desideri. Storie di mostri giapponesi. Vediamo se era quello che ho aggiunto io. No, guarda, la guida dei Mondadori che si chiama Giappone. C'è la mappa per ogni quartiere e città con i punti di interesse, ognuno ha proprio la guida. Effettivamente okay. Una guida. Ma questa è per bambini. Non è per c'ha bambini. Le figure, Marco. Non è per bambini. C'ha le figure per bambini.
Guida Mondadori. Non l'ho vista oggi, Dualcast, ci devo guardare. E che dovresti allora cercare quelli a tema. Tipo, che cacchio ne so. Osaka. No. Per dire, tipo la... la Tokyo, adesso faccio un esempio, la Tokyo esoterica, e ti, cioè, che cazzo ne so, magari trovi qualche libro con i punti di interesse di quel particolare tema, oppure il Giappone, la mitologia giapponese, il Giappone weeb degli sfigati, e trovi tutte le robe degli anime, manga, sì, la roba lì, vostre, che piacciono perché... gli otaku. Ma non siamo, gli otaku sono ben diversi da noi. Sì, un otaku, Marco. Un otaku. Poi. Sì, non credo sia sbagliato, sai, come te... non lo so. No, è otaku, Otaku lo diceva nel doppiaggio di magari merda di Metal Gear. Dicono... magari lì lo dicono con la C. Esatto, è quello di Karim, la Tokyo, sì, esoterica. Adesso ti mando un paio di foto su Instagram. Grazie, grazie. No, se avete libri del genere, passatemeli, guardo volentieri. Grazie, Aiel. Vabbè, iniziamo a giocare. Beh, entrate. Tra l'altro, Mincio oggi ho comprato la stampante 3D. Ma Black Angus, grazie mille. Grazie, Black. Porca pellet. Asteria. Grazie, bello. Visto Aiel periodo vorrei proprio a Uenberu, meno male c'è Silvio. Meno male c'è Silvio, ha detto. Che Silvio, guarda, che... dopo le... Oh, meno male che Silvio c'è. Dopo le recenti dichiarazioni della Meloni, quasi quasi. Non voglio, se non voglio neanche, no, neanche assolutamente, però veramente non voglio neanche sapere. Ti, ti fa rimpiangere la merda quella lì, è incredibile come sia. Ma una mod di Garry's Mod da fare in facciamo tre. I cappellini, ma per JD. Altro, qualcuno, purtroppo sì, questa frase che ha detto Moro non è la prima volta che la sento. Cioè, adesso non dico chi l'ha detta, ma eccetera, ma perché la frase è stata quasi quasi meglio Berlusconi. Ma perché per davvero, cioè, una cosa così ti fa rimpiangere il peggio, è incredibile. Una mod di Garry's Mod bellina da fare in tre non esiste. Ma sicuramente ci sarà qualcosa, ma sarà solo, però sai che sarebbe che è complicato, cioè noi abbiamo il nostro server, solo che caricarsi le robe per provare a fare le cose non è semplice, quindi non è immediato, perché sarebbe carino provare in una live diverse cose. No ragazzi, non parliamo cose di politica, vi prego. Non no, di no, politica. Adesso era una parentesi. L'ha detta Samuel Jackson, vero? Aperta e chiusa proprio. Samuel Jackson non penso conosca Berlusconi, o se lo conosce non penso. Probabilmente sì, però non credo. Non so quanto è informato di politica estera. Sui TTT senza serie inviti, ma cioè non c'è niente, perché TTT sono tutte robe da fare... in tanti, cioè l'unico che mi viene in mente è l'ascensore, ma l'ascensore c'è un video sul canale, ma il ed fatto è quello, c'è anche venite qua va bene, Detran, però anche lì bisogna essere abbastanza Detran in due non lo fa, non lo puoi fare, no bisogna essere magari un po' meno di TTT, ma comunque almeno siamo aspettando comunque. Oddio, ragazzi, è vero che siamo nel livello lo so che esce il documentario di Kobe domani, lo guarderò, quindi aspetta, devo catturare la schermata, sto rompendo qua io da solo questa merda, è a livello difficile. Vediamo se adesso lo cattura. Non produrre alcun binario per 40 secondi, Liezar. Non me ne frega niente. Non possiamo. Non lo fare. Prova, dopo, forse alla fine lo facciamo. Marco, te le ho mandate per quando hai tempo, vedi? Sì, 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 grazie. Ok, Marco, fai il doppio corridoio che vengo a rompere la legna lì su. C'è la lava. Okay. Qua devi rompere tutta la pietra davanti, poi. Faccio il corridoio intanto. Vieni giù fino in fondo tu, Liezar. Io ti sto aprendo qua, così vai a prendere il binario. Sono in fondo? Sì. Vai a prendere poi il ciupa. Il ciupa cabra, vado. Cos'è? Ah, trema tutto, perché? Devi andare... giusto che gira tutto qui. Mi si incrumma la cocca. Dove ero arrivato qua? Vedi appena riesci, Moro. Al volo. Ma bisogna fare la legna. Ne hai fatta già un po'. Cioè, già per un po' può fare lì. Comunque, dicevo, mi sono preso la stampante. Ah, ci vuole la pietra, per vero. Qua serve la pietra per fare i ponti. Mi sono preso la stampante 3D oggi. E mi sono guardato un sacco di video, di robe. Sto studiando un botto, ragazzi. Sto studiando un sacco. L'unica cosa che mi manca da... Aia! Geyser, ma non abbiamo l'acqua, come vai facciamo? Vai via, Apollo! Il geyser, sorry. Ah, giusto. Ma lo posso attaccare alla cumma dietro, questo? Merda, ma qui però... Sì. Fatemi aprire il barco. Vola. Davanti hai spietrato tutto, allora fai lì. Prendo il geyser qua.
No, i fantasmi di Ciuccio, Moro, aiutami col piccone. Arrivo. Come faccio a liberarmi? No, questi non si menano. Ah, li devo fare. Aspetta, li ho uccisi. Come ho fatto? Mi sono fatto succare. Ah, li devo far andare nella lava? Contro, forse. O nel geyser? Qui però questo coso. Mi sono fatto succare, mi sono fatto. Ma mi sarebbe ucciso nel geyser, qualcosa. Io vi devo insegnare qualcosa. Siete voi che mi dovete insegnare a me. Porca bestia. Qua bisogna fare il ponte. Il modello è preso, la Elegu. Tra l'altro stava, cioè sta per uscire la 3, cioè in... Bellino! No, così no. Ah, però non sono invertiti i comandi almeno, dai. No, è vero. Sarebbe stato un po' piuttosto. Ho preso la Elegu Neptune 2S. E io qua ho aperto tutto, ragazzi. Fare un ponte forse. Devi girarti sopra. Aspetta, ti prendo la pietra, faccio... Oh, porca miseria. Assume. Leolo. Dopo aver mangiato non è il massimo. Mi serve di pietro. Sì, servono. Fammi un altro pezzettino che vado a rompere tutto. Ok. Pietra. Non c'è più la pietra. Ce n'è qua, lavatela. Ti faccio il percorso. Hai fatto qui, hai fatto troppo stretto, Liezar. Non devi andare addosso. Capito. Le cose. O te la metto io. Vieni a rompere qua, Moro, appena puoi. Mi caccano in testa. Non posso passare io, Marco. Perché? Passa dietro. Adesso qua. Sì. L'organismo del Sium. Che cazzo. Anche qui gli avrei fatto un gran intoppo di merda. Qui è giusto. Non si può più passare dietro, però, Il non piccone serve dov'è? Dietro. Sì, non c'ho il piccone. Vabbè che non serve più. Il piccone è sopra. Sì, mi serve che se non ho binari abbastanza. Non posso andarci, Liezar. Sono molto contento questa sera. Fai il giro dietro a breve. La live con stampate 3D, che cazzo ve ne dovrei fare, scusa. Ah, Liezar, l'hai fatta, mi sono. Che ci mette 6 giorni per stampare. Vai. Fa abbastanza latte questo stronzo. Giustamente. Non vedo l'ora di uscire da sta mappa della Merkel. Rompo tutto. Urgenti, binari, portate la pietra. Non posso, niente, lucconare. Non mi poggiare. No, non abbiamo così urgenza. Anzi, state già a curare la roccia. Super maratona, ma... ma la pietra te la devo mettere. Ok, ora accumulate tutto. Tanto finisco i binari. Poi voi mi fate i modelli 3D o ve li stampo, ragazzi? Oh, la pietra? Dovevo per forza. Cacchio, Moro, prendi la pietra. Eccetera. Possiamo andarcene già, Ah no, cos'è questo? Sì, andiamo nello spazio. Nello space. Tanto vuol dire che ci saranno altri problemi, probabilmente. Il resto non ce ne frega un gran cazzo. Andiamo nello spazio. Secchio, sto a materiale. Abbiamo già la zainetto. Non c'è la gravità. Chissà cosa sarà il demerito. Porca sit. I modelli 3D dei Funko sifoni che avevo disegnato tempo fa. Manca la gravità? C'è la sfera. Ci sarà l'ossigeno solo intorno alla shit, ragazzi. Io non vedo nulla. Dov'è la cetta, scusate? Dove devo andare? Ma qui si va? Qui mi sa che è un buco. Qui non mi fa mettere. Perché bisogna andare sotto qua, ragazzi. Sì, fuori hai l'ossigeno, no. C'è una navicella speziata dietro. Non si può andare. Cosa fa quella? In giro. Chi è lei? Ma è acqua quello. Liezar, attento. Ma è acqua. Chi è questo tizio? Vieni giù a spelare. Devo riprendere l'ossigeno. L'acqua è l'ossigeno, Che è successo? L'acqua è un ossigeno portatile. Ragazzi, aiuto. Un meteorito. C'è un meteorito. Sì, però non abbiamo roccia. È questa qua che sto rompendo qui, ragazzi. Ah, cacchio. Ma la mia acqua finisce? Perché sono diventato un fantasma? Perché ho bevuto il succo di pirla. Te la rompo qua. Cosa sta succedendo? Un meteorite? Sta roba. Ci casca in testa? Cosa succede qui? Sì, ma non mi ha. Ma non c'è. Porca. Non ci sono i suoni. Giustamente. Ma cosa sta succedendo? Finito, l'ho perso. Perché, ma c'è. Ma non abbiamo messo. Non c'erano le ortaie? No. Non avevamo la roccia. L'avevo messa lì in fondo.
Non ho capito. Ma il fatto che non c'era il suono, non ti avvisavo perché non c'è suono. Non ho capito molto bene. No, dobbiamo rifare da quello di prima adesso. Ma non può salvare di porca miseria. No, c'è il checkpoint. Salve, no, riprova qui. Proviamo. Da 340 metri prima? No, è quello di prima. Dector, domani mattina sei pronto che ci sia anche tu, su Undertaker. Sono tornato. Grazie Iron Manfro, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Tanto mi sono preso un filo per stampare, un filo bianco base, normale, e uno rosso tipo dorato, però bellissimo. Poi facciamo i premietti per i Game Awards quest'anno. Ha già liberato, arrivo. Scendi di uno, Gliezer. Cioè, scendi in fondo. Adesso ti rompe la roccia, Marco. Scendi fino in fondo. Moro, ti rompo il culo. Vieni qui. Grazie. Qua puoi passare. Guarda che faccio io, aspetta. Nonno felino! Di cazzo mi prende termolimpiadi. No, non lo faccio solo perché non c'ho voglia di stamparli, però aspetta, aspetta. Te le metto tutte vicine. Mi piacerebbe. Rompo tutto, rompo tutto. Quello sarebbe... Oh cazzo! Simone, cosa è successo? È arrivato quella bolla esplosiva, fa da esploso tutto. No, quello toccava ciucciarlo e appiccicarlo dietro. Ma uno da solo come fa a giocare a questo gioco? Sarà più facile. Lo spero perché. Sì, un. Tempo il pisello d'oro da mettere dietro come vediamo decorazione. Se... Allora, ma vediamo se sono i geyser. Pisello dietro, secondo voi? Vediamo se sono i geyser che li uccidono. No. No. La lava. Portiamoli verso la lava. Mi ha ciucciato. E dovete... Merda. Croce. Come buono. Grazie Subotage. E grazie Chuck. Grazie a tutti e due. Sì, però io sono bloccato, non posso mettere il binario. Ma non è vero. Cioè i comandi invertiti semplicemente. Mi dovete rompere... Ah no, c'è il... mi dovete rompere qua i tronchi qua. Questo qua. Sennò non posso metterci il geyser. Posso. Ragazzi, però la pietra è finita, io non so come... E dietro ce n'è un pochino. Perché qua bisogna passare, ma è un casino. Ok. Provo a rompere qua, velocemente. Usa quella che c'è qui, Lieza. Qua, vedi? Oh, che non produciamo per 40 secondi, così involontariamente. Vieni a fare la pietra qua dietro, Marco. Aspetta. Eccoci, eccoci. Non, qui vai dritto, Gliezzare. Por cortesi, che sennò... Amici, sì, qualcun altro viene al concerto dei Vola questo sabato, per caso in chat, a parte Doglia. Thunder? Non è vero. Piacerebbe, però, venisse Doglia. No, ho sentito, Moro. Scusami. Allora... No, dovete niente. Rompermi qua però. Vado avanti. Oh. Potevi andare un pelo più là, bastardo. Ah no. Non è lì. Vector, un po' mi dispiace. Non ti vedo da una vita, Teve. Ma neanche la Cartoomix viene tu, Vector, vero? Grazie, Bash. Grazie, grazie Bash. Beh, sono tutte e due assieme. Prendo un po' di pietra. Ragazzi, è fondamentale, sì, fondamentale la pietra per la prossima mappa, eh. Fondamentale. Almeno per un pochino puoi andare avanti, se no è un casino. Secchiella, Gliezzar. È rimasto indietro. Ostia. È sopra. Tutta la pietra che c'era qua l'ho presa, più di questa è un casino. Ma perché ogni tanto scende la pila? Oh, no. Oh no, mettete voi il binario finale. Non ho il binario. È lì, qui. È lì. Ho capito. L'hai messo, va bene.
Io avevo preso i biglietti per vederli prima che lo rinviassi. Prima che lo inviassi. Ah, beh, purtroppo. Aspetta. Non lo so se voglio andare nello spazio. Cioè, sì, perché voglio capire. Tanto ho quello o quello. Che cazzo fai? Facciamo così, dai. Ma non si è preso, Marco. Che gran figura di merda. Ma che ciò di puzz. Ok, un po' di pietra ce l'hai. Bisogna spostare tutta la pietra. Ah no, ma si può volare. No, vabbè, scendo la palla. Dov'è il mio piccio? Ok. Moro, devi fare. Ti sfondo tutta la legna adesso. Ero qua sotto, Marco. Intanto, questa qua bianca sotto fai. No, lì è un buco. Lizard. Ci puoi andare tu volando, ma è un buco. No, è che. C'è tutto il materiale davanti. Lizard, qua c'è un po' di pietra, Fatto che senza i suoni è un casino. Vabbè, dai un occhio. Questa credo sia. Cazzo, ma i ponti? Ti ho messo la pietra lì, Eliezer. Non farti eliminare, l'obiettivo. Si potranno fare i ponti? Ma qui tra l'altro i binari sono diversi. Eliezer, stai attento, mi raccomando, per favore. Se la nostra chance di sopravvivenza... È che è anche molto veloce la cosa. Cioè mi è caduto il culo. Fatto è che qua è un casino. Eliezer, qua... Devi andare su, metti due binari e poi vai su qua. Il mio pollice si scarica! È morto Marco. Molto, morto. C'era troppa gente in mezzo alle balle. C'è un problema... Ah, no, ok. Ma qua bisognerà andare per forza sopra, quindi. Si potrà fare un ponte in qualche modo? La pietra è qua, Ma scusate un attimo, ragazzi. Io vado a prendere il coso, intanto. Bravo. Ok. Ma stoncata se possiamo volare. Sì, si possono fare i pioni. Effettivamente qua. È mezz'ora che volo. Non possiamo incastrarci più di tanto perché si vola, però. No, sono morto. Morto biscotto di pane. Non è eccetera. Ok. Non puoi andare dritto, Lizard, qui, occhio. Lo so. Oh, cazzo. Giustamente. Lizard, qua è pieno di pietra se ti serve. Ci sarà un altro sole. Mi sa che scarseggerà di più la legna. Ma la linea l'abbiamo abbastanza qua sotto adesso. Puoi volare per andare a prendere la pietra, Marco. Comunque, vieni qua. Sì, aspetta che rompo qua dietro. Ovviamente è più facile anche da quel punto di... Orca troia. Che si muore. Da quel punto di vista lì, tipo, per incastrarsi magari riesci a fare il giro da qualche altra parte, però, no? Qui, però? Porta di qua. Li sto rompendo. Sì. Moro, fai la legna lì davanti. No, il secchio, qualcuno va da dietro, il secchio. Urca, la mazurca. Poi fai il sedicente. Levati, Marco. Okay. Ma c'è la bolla adesso, ottimo. Qui però? La cosa è dritta. Mi serve un sacco di pietra per andare dall'altra parte. Te la sto rompendo qua sotto. Fai il ponte ponente ponte P. Ok, meteoriti che fanno... Sono pieni di meteorismo. Carne. Ottimo, ne farò solo due. Non serve farne due, voli. È vero. Ma... mi scorreggia! Fagli la pietra, Marco, pietra! Qua. Questo sasso dove cade? Non lo so. Oh, cazzo. No, mi rompete questo. Ma puoi passare da sotto, Jason. Lo so, per velocizzare. Qua ho rotto un po' di roba. Non vorrei che rompa il ponte, quella meteorite. No, in caso c'ho l'altra pietra qui. La rompo anche qua, guarda, te la porto. La metto qui intanto, l'altra pietra. Siamo ad utilizzare un bel set di guerre stellari per il traguardo sub. C'ha solo quelli. Vorrei essere uno di... Anche per cosa? Per farli esplodere? No, ma infatti non spaccherò l'unico che non è di Star Wars. Sono morto. Sì. Non è di Star Wars quello che romperò. Simone, qua ragazzi, c'è dell'altra pietra, se vuoi per dopo. No, iniziamo a accumularla, tanto non mi serve. È quello che stavo cercando di fare, ma mi serve un attimo una mano.
Per il trasporto che algebrico. Tipo di mano? La mano destra mi serve. E che poche non l'abbiamo presa. Ma poi che piante sono queste? Piante grasse. Il mio pollice. Sium. Vabbè. Allora, da una parte è più facile, dall'altra è un po' ansiogeno. Ma questo è il rover, il Mars rover. Vabbè, su Marte, ma adesso facciamo su un'altra cosa. Sarebbe mondi extraterrestri. Sai che potrebbe essere, potrebbe iniziare a essere utile provare questo? Boh, ma allunga solo il treno, allunga. Questo è lungo. Però prende tutto. No, prende la roba di fianco che abbiamo già. Vabbè, ma quante volte gli passi di fianco? Quante volte? Tanto per fare la strada rompi in mezzo a delle cose. Può essere. Utile. Di solito noi facciamo un corridoio in mezzo alle cose e di fianco le rimane tutta la roba. Possiamo provare, o al massimo non la usiamo mai più. Rover. Dai. Questo non è meglio metterlo dietro? Così? No. Preferisco averli davanti, binori. Perché l'hai fatto? Mi dà fastidio quel signore. Culo. Uglione. Mi serve il titro. Serve il pane. Già fare il ponte subito. La pietra usatela per questo ponte, correte. Bonde. Il legno qua sarà da andare in giro, Moro, Prendo subito l'almanacco sportivo. Spostate il secchio in avanti. Aspetta. Me ne sbatto del secchio. Eh no, per l'aria. Cosa fare? Moro, il legno te lo dovrei andare a prendere in suo culo. La mia settima è qua, Probabile, su Botager non si è capito se aumenta la difficoltà in base alla gente. Ma secondo me sì, è impossibile giocare da solo. Se no, così. Da solo come fai, se no? La nave ce l'ha sparita! I Jetson! I Jetson? Ma dritto? I Jetson! Devo girare qua. No, puoi andare dritto, puoi andare. Qua? Sì, allora, sì, allora, lo girate a rompere. Toc, toc, toc. La Sum. Cloud. Non vedo una sega. Ma qua rompo tutto, direi che pietra ne abbiamo. Morto. Il panettiere qua sopra. No. Sì, per forza, sono obbligato. Cosa sta facendo questo fastidioso? Ah, ma rompe. Moro, corri. No. Quando casca rompe delle cose e poi non ti toglie le risorse, mi ma sa. Non ne va di correre. Non riesco. Leader, mori. Hai perso i binari morendo, Uno non avevo tanto. Sì, però è velocissimo il treno, cioè. Eh sì, oh, sono settimo. Rompi, Moro, rompi tutto. Sono duro, eh. Porca. Binari lì. Io ho fatto quello che potevo con la roccia. Rompi qua, Moro, rompi questa. Fate il ponte. Intanto lo faccio qua io. No, mi serve qui il ponte. Porca troia. Vabbè, io lo faccio per dopo, poi. Sono morto. Cazzo. Oddio. C'è il secchio. Dio. Non che serva chissà cosa il secchio. Ma... Moro, la legna. Serve la legna. Sium. Marco, mori. Mimmo. Tieni occupato il tuo vagone di produzione per 6 secondi. Non si può fare. Ma il Bullum non c'era. L'ho già preso io. Ovviamente il secchio, ragazzi, è sempre vicino al treno, ma ci serve a noi per farmare davanti. Infatti lo dovremmo portarlo sempre avanti con noi. Ti mettilo qua vicino. Qua. Ma lì non serve una sega, non c'è niente. Vabbè, respiro un vicino. A te non ti serve, te tanto vai vicino al treno, prendi i binari e li metti davanti. Cazzo. Ragazzi, poggio un attimo il bastone della grazia qui e piglio questi. No, quello del ring. Si chiama così. Ho mangiato, ragazzi, il pollo al curry. Solo che ci ho messo un botto di curry e avrò il curry in bocca per mesi probabilmente.
sarà nefasta la cosa. Ma qui c'è un buco. Ci poggio sopra le cose. Oh, questi sono dei binari. A fare il succer. Un po' di raccoglitore. Ora vai storto, perché? Un lull! Che vado storto? Dai Marco, poggianelo. Toglia, quando inizierai a parlare non possiamo andare come di bambino là. Grande. Velocità, qualcuno... allora, portata più 2, velocità no, raccolta più 25. Sega. Ma è bellissimo, cioè la portata più 2 prende anche nei cosi limitrofi. Vabbè, facciamo dopo però se volete. No, andiamo dopo, prendiamo il rover. Esatto, dai. Se riusciamo... Mo vediamo. Un attimino. Oh, rompo Tudor. Occhio a non metterle troppo davanti, le risorse che non accumuliamo, perché poi... Ma c'è la neve? No? Sì, c'è un po' cenere... di cenere di ciuccio. Cioè, dove vado però? Sotto, qui dove sto facendo io, poi devi sotto, facciamo un punticello. Mi zero un po' di pietra, te l'ho sistemata prima. Adesso sto cercando di farla, ma è lontana. Sì, intanto vado... Vado a fare il ponte intanto. No, Liezar, esci. Fate la strada fuori, non potete passare di lì. Non si può rompere quella pietra. Sì, vengo a fare. Vabbè, lo facciamo dopo il ponte. Uscite fuori. E poi... Eccomi. No, l'acqua dov'è? Ma l'ho lasciata lì dietro, ma porca miseria. Io ci avrei messo un altro po' a scendere. Ok, direi così. Sì, intanto rompo tutto. Succhio! Qua. Dov'è il Bollum? Chi? Ah, è qua, vado a prendere. Ma è più grosso, era diverso. Sì, è sempre diverso. A volte ha forma di cisterna. Moro, qua mi devi rompere della pietra. Perché no. Non ci posso fare niente io. Vai sopra. Vado sopra, ma devo andare. No, mi attacco. Ce n'è proprio poca, ce n'è. Devo andare. Devo mi fare prendere il giro questa poca qui. No, io però succhio, un attimo. Tanto qua ce ne sono due, li piglio. Yezar, qua te ne che metto da lì alcuni, dove cazzo passi? Uh-huh. Qua, Marco, vieni a liberare faccio il giro, qua sopra. Questo qua sopra dove sono io, fai. Serve urgentemente pietra, però. Te l'ho messa lì sotto, Yezar, lì sotto nei 2-3. Adesso te ne prendo altra qui. Adesso, Marco, ho fatto quello lì, liberi questo qua di fianco. Muoio. Sì. Morto. Altro serve il ponte. Yezar, ne prendo un po'. Puoi venire anche tu, comunque, al volo. Che io sto facendo anche... Devo fabbricare anche i binari. Come passo? Devo fare di qui. Questo qua, Marco, fai la pietra qua. No, sì, il percorso, dico, bisogna passare da qua intanto. C'è un altro pezzo, mi sa che no, manca. No, vai a fare la pietra, Marco, veloce. Manca un pezzo lì, Liezar. Adesso ci penso io. Mi casca in testa? No, Marco. Mi sembra vero, ma sono morto. Paura che qua si blocchi tutto. Proprio. No, non si blocca. Si è rotto tutto. No, noi passare per fare tutto. Si è rotto tutto il ponte. Ma il piccone ce l'ho in mano. Ma tu puoi andare a fare anche tutto là sopra, tu. Sì, un attimo che devo liberare qui. Liberatelo. I binari servono, Liezar. Sì. Urgentemente anche. La roccia, no. La roccia. Marco, fai una roccia, veloce. Che casino, ragazzi. Vai passare. Vai, correte. Muoio, portate il secco più vicino a me, ragazzi. Non ce la faccio, sono troppo lunga. No, non riesco a prendere i binari. No, puoi volare, gira intorno. No, è che è qui. No, Liezar, siamo mortuti. E lì non si poteva fare molto. No. È finita la festa. Abbiamo fatto troppo il ponte subito, anziché fare i binari. Che altro il secchio era... Quanto ci manda indietro? Il secchio era no, troppo è vero, lontano. Ci rimanda indietro al fattura. No, qua, la quella prima della luna. No, sì. Vanno indietro. 400 di tempo. Ma questa era... Questa venite era qua, venite. Dritta. Io non vedo niente, dove vengo? Sopra. Maledicazione. Dobbiamo portare il secchio sempre avanti, perché... Io rompevo due pietre e l'ho già bruciato. No, per rompi le pietre. Tanto questo, fammi fare legna, adesso c'è. Qua
Qua bisogna salire sopra e andiamo sotto, come l'avevamo fatto prima. Di qua in mezzo eravamo passati, no? Sta sopra. Tanto vado a prendere Gianluca Ciuccio. Sei. Dai. Prendere la pegna. Pigna colada prot a minutiuzze. Allora, qui serve questo. Mi ricordo, la facevamo su Osu noi, Vec. Ma sempre dritti. Noi termosifonzi. Però non so da cosa arrivava. Da qualche cosa giapponesissimo. Porno, probabilmente. Sicuramente. No, ho messo un sandal. Moro, c'è della legna da rent. E mettilo. Adesso vengo a fare la legna da runta. Oh, my figlio. No, no, mi serve il secchio, mi serve... Troppo lontano, non ce la posso fare, dobbiamo sempre portarlo avanti. E portalo. Non faccio in tempo a far tutto, come faccio? Portalo. Devo darvi le risorse sempre. Allora, vengo a prenderti il seme. Grazie. Oh, va che bello. No. Grazie, ora ti mangio. Grazie, ora ti mangio. Dopo tutto questo tempo. L'amico sei... preferito da tutti. Potrei tranquillamente addormentarmi. Beh, sta musichetta aiuta, effettivamente. A differenza di quelli di Cyberpunk. Può far bacco. Ok, la strada ce l'abbiamo. Inizio a mettere i seni duri qua. Prepariamoci dopo, esatto. Poi volo senza gravità e cammino di sandalo. C'è la pietra dietro, ma voglio prenderla. Ok, qua ho liberato un po'. Poggio e raccolgo tutto qui. Michele Poggio. Sembra ieri che me la poggia. Vedi, perché diminuisce la roccia ogni tanto dalla pila? Io non perché capisco. Ci passi che ce n'è addosso solo una, te la prende. Dov'è il mio sandalo? Eccolo. Ok, basta direi di che ho perdere fatto... i sandali poi. Ho fatto il Gustavo. Moro, più legna. Tutta legna serve qui. È troppo poca. Importante appoggi con consenso. Io... Irene, non ho veramente più parole con te, non so più come comportarmi, guarda. Ma non ha detto una cosa così, ha detto una cosa giusta. No. Via, buona. Voglio abbiamo due pile di pitch. Ok, andiamo subito a succhiarci. Blocca il treno per bere la pietra rollare. No, zitto e non rompere le palle, vieni qui, Dai, scemo, fai il serio, vieni qua. Ah, sono io. Che fippo. Ah, basta! Dai. Rompi tutto. Ostia, dove sono? Di pietra ce n'è un bel po'. Dobbiamo qua... prendere c'è la pietra qua scarseggia in realtà, qui. Però. Marco, prenditi il secchio, però. Un attimo. Pittore. Tò la pietra. La metto qui, mi porto il sandal di là. No, non accumulatela poi. Senti come bussa. Che appoggi nel senso, volevo proteggere la tua libertà. Nessuno ti dà il diritto di proteggere la mia libertà, Ecco. Devo prendere la pietra lì che rimane tutta bloccata questa, se no. La sandia. La sella. Moro, poi la legna, se no prendo io, l'ho potuto io, eh. No, usala per fare i binari la pietra anche. Io la sto liberando. C'hai lì un po' di pietra. Dice lei la pietra comunque. Serve l'ascia, dov'è? Ce l'ho io. Rompi qua, rompi roba che mi dà fastidio prima. Tra l'altro dobbiamo passarci di là, quindi bisogna liberare comunque. Qua c'è un'altra pietra, pochissima. Un Rubolox! Buono, ci compriamo le skin. Non me lo dà. Oh!
Marco, non puoi. Perché non me lo dà? Marco, vai a lavorare adesso, ci pensiamo dopo, dai. E devo lavorare, mi devi spaccare. T'ho spaccato. Sei di rotto. Più, quel bosco qui mi devi rompere. Adesso ti faccio tutto. E da, devi andare su, devi andare. Ok. Oh no. Che succede, Eliezer? Mettete voi i binari, andate avanti un attimo. Ma perché sei andato qua a destra, Eliezer? Vabbè, vai, fai il giro. Bisogna girare. È uguale, tanto ce la fate a metterlo. No, questo orca troia, aspetta. State facendo così. Bastava cadere avanti da giù. Ma c'è Marco che mi ha strombato. Ma in realtà, andare, è meglio così, in realtà è meglio così. Non lo ascoltare che non è un architetto. È meglio andare qua sopra, secondo me, sai? Ok, adesso posso fare. Il secchio! Porca troia, qua. Questi binari. Me lo porto lì, me lo porto lì. Toglielo, ok. Okay. Dove lo metto il secchio? Vai qua su, vai, Lizard. Però fammi... non c'ho la pietra. Aspetta. Sto andando a fare di là, un attimo. È un casino qui. Venite qua se vi serve poi. Ma vorrei capire perché non possiamo prendere quel coso. Dov'è Matuidi? Sono morto. La pietra è tutta qua, ragazzi. Yezar, vieni a prendertelo. Merda. Non c'ho binari sufficienti. Moro, prendi la pietra, Yezar. No, bastano i binari, ragazzi. Sto arrivando. No, mi hai bloccato. Sono riuscito a metterlo a distanza. Ho messo anche il legno. Tutto qua, aspetta. Serve più legna, amore, c'è pochissima. Vai. Io tanto più di così non libero, sono presa altra. Libero sotto qua. Cosa cacchio ho fatto? Ciao Marchi. Mettete la pietra nel binariatore. Lo sto mettendo. Vado a romperne altra. Allora, abbiamo liberato tutto intanto. Fatela ai binari per passare. Questa qua ce l'ha con me? Mamma che pesa. Oh merda, non riesco. Moro, prendili tu. Devi fare tutto il giro, No. Fastidio. Okay. Un merda di casino metterli, Qui dove andiamo? Andiamo verso il basso, intanto. Verso il basso. Ci sono dei binari accumulati in basso? È vero, Eliezer, dietro. Va, puoi andarci. Dove l'accetta? Qui. Serve il ponte, Marco. Da qua? E dove vuoi, basta che lo fai. Ok. Faccio io. Fallo. Bene. Poi metto altra pietra. Fallo. Bene. Serve... Niente, pietra? Abbiamo perso, non ti preoccupare. Serve pietra? No, a posto. È finita. Rompo qui intanto. Non abbiamo la pietra, non abbiamo niente per dopo. E il secchio mi serve. Attimo. È finita. Quanta cenere. Zium. Prendi tutto, Moro, prendi qua, prendi la pietra. Prendo io, va. Ci muoio. Finita. Non abbiamo niente per dopo. Quello lì non l'abbiamo potuto prendere comunque. Andiamo nel mare. Bullone non si poteva. Ragazzi, sono passato sul bullone almeno 10 volte. Non importa, c'era verso. Tanto è finita, Marco. Andiamo. Scemo. Pagliaccio. Incompetent. No, la sincompetente. Che schifo. Dove andiamo però subito lì? Ma qui c'è un buco davanti a te. Ma sono velocissimo! No, non posso mettere nulla. No! Ma siamo pazzi! Ci sono il ponte! Il ponte di Pietro bisogna fare. Moro, anche la legna binari, serve però. Poi. Non abbiamo binari. Falli, Lieza. È finito. Io più che rompere o rompo ti aiuto, non posso fare entrambi. Con che musica poi? È Art Attack quando faceva i disegni. Sono le piante di Superman, Leo. Occhio, no, ragazzi, però rompe tutto, Rompe tutto, ti fa anche i pezzi, però. Non è malissimo. Ma c'è Superman, Leo. Quasi potremmo aspettare che rompe Sims, lui. Questa musica. Tra l'altro, avete visto A me sembrava Art Attack quando faceva le robe. Avete visto che The Sims è diventato gratuito?
il secchio. Sono morto. Legna, legna, legna. Però dovete... Bisogna aprire i lati. Faccio, faccio. E lì c'è un sacco di pietra da mettersi nel culo. Tutto vado, qua. Vado. No, è proprio tutto che la deve liberare tutta. Mamma, come l'ho schivata. Occhio, occhio, ragazzi. Dietro. No, se sei nella bolla, sei stonks. No, Marco, libera sotto, che dobbiamo passare un po' su. No, in realtà si può fare il ponte. Mi avete tolto per un pelo, non morivo, Bisogna essere più di più di così non posso... qua. Più di così non posso fare, ragazzi. Zuppa, no. Veramente una velocità ultraterrena, sono in ultra istinto. Basta. Senza un tower defense al contrario, sì. Effettivamente esistono tower defense al contrario. C'è dal bullume qua sotto. Piscione! Mamma mia. Sono i tower defense misti, credo. Moro, la legna, le legna. Le legne, le legne. Marco, la mia morte! Vabbè, tanto ne ho preso abbastanza. E lì però come passiamo? Deve liberare Marco, ma questo... Adesso faccio tutto, adesso faccio tutto. Quello lì... Ci passi sopra, mi sa, Moro. Oppure te lo lasci rompere da qualcuno, a quanto pare. No, lo posso rompere io, ma è durissimo. No, Marco, vai a fare la pietra tu. È pieno di pietra, tanto. Non è vero, devi liberare tutto la, ma la ci strada. Ci metto due secondi, ci metto due secondi. Tutto sopra qua devi liberare. Tanto qua liberiamo, che sennò vi incastrate. Quindi aspetta, eh. Okay. Che paura. Dov'era il bullone, ragazzi? L'avete preso? Sì. L'ho preso. Vieni qui. Qua possiamo girare. Sì, là serve un ponticello. Poi adesso mettiamo tutto da parte. Gnocca. No. Fa schifo la gnocca, Marco. Ma non è vero. Sì. Oh, ah, un succhione mi serve. Ecco. Allora, mi serve la clavicola per dentellare. Prendi la pietra da sotto, Lieser, per fare lì. Perché l'abbiamo messa qua? Tu sì, sta... Vabbè, in realtà ci sta, sì. Serve che altro la legno. Non ce n'è, Moro, la faccio io. Fatemi farmare, sono il mushroom farmer. Gli gnocchietti alla campi danese. Piglia più legna possibile, piglia più legna possibile. Oh no! No! Oh mamma mia, c'era un buchino. C'è veramente pochissima legna. No, ho perso il tronchi. Fammi fare, fammi. Tanto tutta la legna la raccogliamo qua. Moro, posso andare anche oltre il bordo, posso andare. Qua c'è tutta, ragazzi, va accumulata ora. Come si passa? Vabbè, passo da fuori. Eh sì, si può fare. È un... Almeno sono due file, dai. Ma porca bestia. No, ho preso su Zoz. Altra pietra pure. Ma non mi danno fastidio i sardi, comunque. Parte quando fanno l'insurrezione. Cos'è sta roba? Nuova, nuovo motore. Ah, che non è ancora uscito. Ah, è finito. C'è la paletta del secchiello. Abbiamo raggiunto la fine del gioco. Converte il materiale grezzo in materiale grezzo. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Materiale grezzo in pezzi di rotaia, però non è male. Abbiamo finito il gioco. Abbiamo vinto. Ma non credo. Eh sì. Ma già? Non c'è non più penso. Niente. Come già? Cioè, abbiamo 86 ore qua. Vabbè, di più. Non vedo dove bisogna andare. Non ho le mani. Dovete rompere, dovete rompere. Non ho le mani. Dov'è il pippone? Ah, c'è lì sopra, però, Marco. Sopra. Sì, sì, arrivo, arrivo. Ok, adesso dritto. Dove si cazza, però? Non c'è da cazzare da nessuna parte. Moro, la legna. Devo fare il girone dell'impero. Adesso rompo tutto, tanto. Occhio anche al secchio, date un occhio sempre. Il ciolla. No, Marco, dove vai? Adesso, adesso, arrivo da qua. Perché sei vivo?
Non so. Questa è una bella domanda, effettivamente, ve lo davo per spacciato. Ti aveva preso tutto in faccia. Oh, andiamo sopra momentaneamente. Ragazzi, cosa mi dite in chat? Intanto che siamo diventati talmente pro player che lo facciamo ad occhi chiusi. L'ho schivato al pelo. Ma sono più frequenti, un bel po'. Ci penso io, Marco. Vado a uccidere tutti i chollers. Ok, ho rotto fare tutto. Il ponte qua. Ah, la pietra è tutta lì, eh. Sta sparpagliata. C'è anche una fila tutta dietro, ragazzi. Sì, quella dietro la sto usando. Sono do. Vai, te ne metto, ti faccio le rotaie. E il Milan ha vinto. Quanti? Ha vinto il Milan. Contro chi era? La giunta. Non devo fare, siete inimputabili. Io sì. Ti ho messo? Moro, c'è poca legna, la faccio io. No, faccio io. So, non sei abbastanza farmer come me. Moro. No, sono morto, Marco. Puoi fare la legna? Non rompo altra pietra. No, ho raccolto l'ascia per la sbaglio. La dinamo, quella della bicicletta. Suka, suka. Qua c'è un'intera foresta, va rotta. Non ti preoccupare, Liezer, sono io il falegname. Poi dove si va? Bisogna andare sì, sopra, in realtà. Mi hai inciulato la legna! Mi ha dato una botta, mi ha fatto cadere l'accetta. Il secchio proprio dobbiamo andare qua sopra, eh. Ma è attaccato qui, no? Ma guarda Moro che ha fatto il buco, però. Quello stronzo! Rompi tutto, anche i lati, così passiamo più veloci. Marco, vieni a fare la seta qua sopra. Io ho rotto tutto praticamente. Sopra, sopra. Ma tu devi fare sopra, tutta la legna. Sopra, Moro. Sopra. Io faccio la legna, sto facendo la legna. Io ho rotto tutta la mappa, ho rotto. Non sopra, Marco. Sopra, sopra. Aia, cosa è successo? Perché sono morto? Ah, l'ossigeno già, c'è anche quello. Ok, la rotta. Vedi che serve rompere la legna, se non si passa qua. Sotto? Tutto, tu rompi ovunque. Che io rompo, serve... rompo un botto, Marco. Oddio. Meno male. Qua pure devi rompere. Dove? Tutto qua, tutto. Ma non tutto. È vero, rompi non serve tutto. Una sega questo, sì, Marco. Sì, che passi veloce, passi tu... veloce. Il secchio, poi se riesci a portarlo qua davanti. Mi sputano. Ottimo. Sputano dappertutto. Tanto inizio a accumularla. Di nuovo Calabria, di nuovo Gonzagato. Non so contro chi ha vinto il Milan in fin dei conti. Dinamo Pugna, ma vedi che non serve letteralmente a un cazzo di niente quell'affare che abbiamo comprato che raccoglie le risorse? Le sta raccogliendo, infatti. Le sta raccogliendo sul suo coso. Raccoglie tre tronchetti de merda e basta. Non ho manco visto che c'era. Non serve letteralmente a una... cazzo. Vabbè, di niente, vedere. Fa schifo. Voglio vomitare dallo sfintere. Ma dov'è che le raccoglie, scusa, nel suo coso? Sì. Lì? Vabbè, almeno ce l'hai ma percorso, che cazzo almeno. Mi serve? Vabbè, tanto non ti costa nulla, Moro. No, però forse le mette dietro, eh. Sì, no, non, sì, le non mette... ti costa niente. Ah, ecco, no, le mette dietro, le mette. Allora, dai. Però solo una risorsa raccoglie. Ma Madonna, ci sono andato in bocca, però. Non raccoglie niente. Anche occhio che rompe... Possiamo accumulare. Lo so. Io ho già rotto tutto, bisogna solo... catastarlo. Spostiamo il secchio, magari. Il secchio. Siamo qua. Ah, va messo accanto alla cassa, non funziona. No. Ok. Dove devo scomparire le cose? La legna, Moro. Quindi avevo ragione a mettere la cassa in sordina. Che pila di binari che sappiamo. Non c'è legna. Dopo. Puppa la fava. Ecco qua. Non c'è nulla di legna. Va rifatta dopo. No, forse hai ragione, Ricky. Non lo so. Nel dubbio. Potenziamo l'anca a sto punto. Tanto abbiamo. Non abbiamo. Ti consente di passare dall'altro lato? Marco, smettila di guardare quelle puttanate. Vieni qua, dai. Ti consente di passare dall'altro lato, non in senso figurato. Ah, ma quello che ti tippa. Vabbè. Ostia. Dai. Non vedo dove cazzo. Ma non c'è legna. Me ne frega niente la legna, Marco. Da prima che te lo dico. Non la voglio la legna. Un po' di abbiamo. Lavora bene, lavora bene. Dov'è il puppo? Ecco. Se no faccio tutte e due io, eh.
Marco, un po', sono un po' stanco. Lasciami stare. Va bene? Ma Marco, vai a andare a rompere davanti quando mi serve. Sì, ma tanto ci metto 20 secondi lì, Zara. Sto rompendo tutto io. Ma 20 secondi sono tantissimi comunque. No, ma avanti, non indietro. Ma sì, ma guarda che ora che arrivi qua, Liezar. Eh no, perché mi serve di sbolognare i binari, se no non li fa. Guarda, abbiamo già una marea catastata. Zucco, zucco. Beh, basta andare sempre dritti qua, poi, vedi? È facilissimo qua. Ha fatto tutto qua. Oh, sono morto. Una volta mi sta spammando la pubblicità con Supermodel dei Måneskin. Ieri per questo sono andato ad ascoltare, è veramente un pezzo molto carino. A me fa schifo quella canzone. Ma no, quella proprio, ma... cioè allora, no... abbastanza normalina come esatto, canzone, è veramente la canzone pop dei Måneskin quella lì. È bravo lui, mi è piaciuta tantissimo la voce che c'ha Damiano. Dovete rompere davanti i binari, se no non, non si può rompere. Sono morto. Ah, quelli là no? No, poi devi girare. Sono attaccati quei binari? No? Sì, dai. Quella Peppa e la Peppina. Ma sono morto. Ma sì, cioè, quella canzone lì della team mi fa cacare. Veramente, boh. No, cacare no. Dai. No, mi fa cacare. Ma non è neanche dei Måneskin. Cioè, io l'ho scoperto sti giorni che era dei Måneskin. Ma Supermodel? Sì, cioè se ci fai caso lo senti che è Damiano. Io lo sapevo dal dei Masquerin. Però lì per lì, ascoltandola nella cosa della team, Marco, libera qua sotto, andare sopra. Ascoltandola lì nel coso dei Måneskin della team, sembrava una canzone normale d'attesa delle palle della team. Va bene, Doglio. Succhio! A differenza di Lizard, che non l'ha fatto abbastanza. Il secchio va portato avanti e va accumulata la roba già. Moro, la legna! Non passo! Marco, è un problema questo, eh? Vai, via di qua. Inizio a accumulare. Cosa, Moro? La canzone dei Måneskin, se intendevi quello. Mi sputa quella pianta. La pietra è rimasta tutta dietro, ragazzi. No, no. Tutte le pile che avevo fatto con fatica, tutte lì sono rimaste. Possiamo andare a sbattere adesso. Tanto abbiamo finito il gioco, non lo rifacciamo più. Siamo morti. Possiamo salvare da imbattuti. No. No, esplodiamo. No, non è male, non è male Supermodel. Semplicemente non è... cioè, non... ovviamente il pubblico dei Måneskin poi è molto piccolo, quindi magari non ha neanche questa cultura musicale incredibile. Non tutto il pubblico dei Måneskin, ovviamente. Quello recente, diciamo. Abbiamo finito, Ciro, cosa rifaccia? Un'altra run, non ha senso. Lizard, vieni qua sopra, per favore. Beh, se non... No, vieni qua sopra. Vabbè, vediamo cosa... contro un pippone. Vabbè, effettivamente prima salviamo. Devo salvare lo stesso, cioè... Mi sa che non c'è più niente da fare, ragazzi. Potremmo tenere il salvataggio finché non aggiungevano. Teniamo il salvataggio. Ma tanto lo... teniamo, cioè, il salvataggio. Se aggiungono solo una roba, poi non è che ci faccio una. No, ma non ne facciamo un'altra, volevo solo vedere. Non ha senso fare un'altra adesso. No, non vedo, però è proprio un bioma del merda. Ma adesso cazzo, così perdiamo. Diezzer, ma sei mesi ci mette così. Togli i binari. Esci, che poi ci salva qui. No, sto mettendo i binari. Dobbiamo farlo esplodere, Marco. Ma io volevo salvare il salvataggio. Ma per fare? Così, quando poi esce ci abbiamo salvataggio. Ma tanto se esce un bioma nuovo, e che cacchio rifai una live solo per un bioma? Lo rifacciamo da capo al massimo, ma... mo che esce, a parte che sarà abbandonato già da eoni, sicuro. 100%. Però abbiamo fatto tutto, dai. Fai vedere? Posso rimanere esploso? Schiacciato. No, Marco, For the King non si poteva fare per la 12 ore. Pare che l'abbiamo fatto tutto
poi è abbastanza recente. Potevamo fare effettivamente la cantina di Hildebrandt, non ci abbiamo pensato per niente. No, io ci ho pensato a For the King, solo che boh, mi sembra proprio una roba. L'abbiamo fatto veramente troppe volte For the King, non puoi rifarlo troppo. Che l'anno prossimo esce il 2, ragazzi. Tra l'altro. Per quello, poi spareremo la droga. Vabbè, l'abbiamo fatto tutto, ragazzi. Sì. Vedremo come lo svilupperà. 100% completato, eh. Bubano, eh. Bubano. Fuck the King, doglia. C'è in sconto un... Cop Space Survival Fun. Amici, mi senti? Ah, mi sentite? Ho dato una botta, mi si è rotto tutto, mi si è rotto. Perfetto. Se mi dà un errore, mi si è formattato il computer, ragazzi. Vabbè, sì. Ci vediamo domani mattina, allora. A domani.